Benvenuti amici, io sono Salpini. Oggi torniamo su FNAF Security Breach, sperando che qualcuno non mi ammazzi durante la presentazione del video. Quindi, continuiamo da dove ci siamo lasciati. Dovevamo raggiungere praticamente... che cos'era? La sala VIP, nel retro dell'angolo premi. Ci siamo morti un sacco di volte l'ultima volta, quindi vediamo oggi di continuare a morire. Voi come sempre supportate sia il canale lasciando mi piace. Prossimo episodio di FNAF Security Breach a 400 mi piace, ragazzi. Quindi possiamo arrivarci, mi raccomando, perché ho notato che i 300 li raggiungiamo abbastanza facilmente. Quindi vi sfido, 400 like al prossimo episodio. Forza, vediamo, intanto trovo la sala VIP. Dove cacchio è sta sala VIP? Allora, usa sto Fuzzwatch qua. Allora, mappa. Io mi trovo qua. L'altra volta l'abbiamo raggiunta, non senza difficoltà, però l'abbiamo raggiunta. Abbiamo il pass di livello 2, quindi qua io... Dov'è che devo andare? Fatemi capire. Perché qua gli animatronici girano come se fosse, non lo so, una passeggiata domenicale. Sì, vogliono solo aiutarti a morire. Allora, fammi capire. Io posso andare di là. Io sa... Ok, l'ultima volta io sono arrivato da... Da qua. Esattamente da qua. Mi ha perso di vista. Non lo so. Capito. Il primo jumpscare, raga. Number one. Jumpscare number one. Ottimo così. Ottimo così. Abbiamo iniziato proprio da meno di 2 minuti. Quanti ne prenderemo da qui alla fine dell'episodio? Non c'è dato saperlo, però noi... Noi sempre ci proviamo. L'ultima volta io ho fatto il giro da qua, però non c'era nulla lì. O non lo so. Vabbè, proviamo ad aprire. Non mi ricordo se io ho aperto lì. Però proviamoci. Qua io ho aperto l'altra. Enfa, serve il pass di sicurezza livello 3. Niente, allora deve esserci qualcosa qui, per forza. Altrimenti non me lo spiego. Ecco, lì c'è... La rottura di scatole che fa jumpscare. Quindi vediamo di trovare qualcosina qua. Non facciamoci vedere perché io non posso aprire le porte perché mi serve il pass. Ma loro aprono tutto. Loro hanno il passepartout nelle mutandine. Quindi è normale che possano aprire tutto. Però io qua che faccio? Qua è tutto chiuso. Sneak away da tua sorella. Qua è tutto chiuso. Niente, ma qua c'è solo il regalino però. Non lo so, mi sento preso in giro. Dolcetto freddo congelato, dopodiché non c'è nient'altro. You found the fire escape. Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. It is not a very good emergency system. You are lucky there is not a fire. I have lodged a formal complaint. Freddy, the doors are all locked. I can't get out of here. Get to the elevator. Find a safe path on your fast watch. Stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando? Cioè, dovevo semplicemente avvicinarmi qui. Cioè, adesso devo tornare all'ascensore. C'è quello. Ma sono 3 ore che giro un solo qua come uno stupido. Io sono senza parole. Allora, stai venendo? Dai, spicciati però. Sono 20 minuti e sto registrando e non ho fatto ancora niente. Roxina, dai, non ci rompe le scatole. Forse mi ha visto. Forse mi ha visto. Forse mi ha visto, ma anche no. Niente, dobbiamo tornare all'ascensore. Ma che stupidata. Di qua. Salva, colleghe. Salve. No, ho salvato con lei accanto praticamente. Quindi mi si è pacato il salvataggio. Cioè io carico e ho lei accanto che mi mangiucchia. Spero di no. Spero di no. Vi prego. No, vabbè. Spero sia stato solo un caso, perché altrimenti veramente ho compromesso il salvataggio. Mi nascondo, mi accovaccio. Meno male. Meno male. Allora, dobbiamo raggiungere l'ascensore lì. Se lei viene qua mi nascondo. No, e allora via. Sempre se è questo, giusto. L'ascensore è questo. E via che me ne vado. Ok. Free map. Che Free cacchio map. Vuoi ancora tu? Move! Gotcha. Salve. Tutto sto casino e poi mi sono fatto prendere. Where am I? Look at all this stuff. Freddy? Freddy, are you there? I'm trapped.
you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there in Lost and Found until your parents or the police arrive. Are you having fun yet? Fugge all'ufficio agenti smarriti. Chi è? Ho visto di nuovo il coniglio. Ricarica la torcia. Aspetta che carico. Comunque è dall'altra parte. Ho visto di nuovo il coniglio. Posso salvare in qualche modo? Manco per niente. Dobbiamo scappare. Ma non ho capito. Non lo fare. Aspetta, vorrei prendere il pacchetto. Me lo fai prendere? Oppa, non vedo niente. Ma perché? 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 C'ero il pacchetto. Io stavo cercando di prendere il pacchetto. Perché? Mi fate jumpscare così a caso. C'è la guardia. Donna, si chiama Vanessa. Ma lo stesso nome del coniglio. Vorrei prendere quel pacchetto. Me lo fate prendere. Venni. Cacciavite. Me ne vado col cacciavite. Smantello tutto. Che cosa smantello? Qua, qua, perfetto. Apri. No, apri. Svita. Via, chi se ne frega della torcia. Però adesso possiamo caricarla. Adesso qua aperto, però veloce. Veloce, quella si sta cacchiando. Si sta cacchiando. Oltre, passa qui, bambino. Dai, su. Raggiungi l'altro prima che venne ti trovi. Pure la rottura di scatole si ci mette. Ma l'atrio. L'atrio è quello lì. Ma come mi vede? Io non l'ho manco vista. Ah, guarda là. No, c'è un coniglio vagante. Aiuto, mi ha visto, me ne vado. Non so dove, ma me ne vado. Non so se devo salire le scatole. Dice raggiungi l'atrio. Presumo si. Via. No, non mi sto divertendo manco per niente. Mi ha visto. Mi ha visto e mi ha ammazzato perché mi è finita l'energia. Corri, bimbo. L'atrio, è qui l'atrio. Me ne vado, proprio prendo l'ascensore. Che? Freddy, help! The rabbit lady's found me! If you get this message, come to the Roxy Raceway entrance, second floor. I piled up some boxes so you could hop over the construction fence and find me. Roxy Raceway? Ma perché parla così? Secondo piano. Roxy Raceway. Sto arrivando, oh, Freddy. Aspettami. Metti su la pentola e fa la pasta e sto arrivando. Allora, fammi capire qua. Usa pile di scatoloni per trovare Freddy nella hall della Roxy Raceway. Per capire dove. Nella hall del... Mamma mia, che casino che c'è qua. Allora, io sono già al secondo piano. Qua, dove cacchio sono io? Io mi perdo in questo gioco. Siamo al secondo piano. Qua, allora, perfetto. Il raceway dove sarebbe? Vabbè che qua è tutto chiuso, quindi devo per forza andare di là. Meno che scendo. No, non posso manco scendere. Allora, niente, saliamo. Di qua non posso più manco salire, quindi andiamo di qua. Ma come ci avete rotto le scatole, però? Ma quanto, più che altro? Piano, piano... Piano, perché qua ci sono i frantumascatole. Via. Ok. Punto di salvataggio. Direi di approfittarne. E salviamo. Salviamo. Da qualche parte andremo a finire. Salva. Allora. Di là. Che c'è da qua? Forse l'ho visto. Di qua. Di qua. L'attrazione è temporaneamente chiusa. Comunque il raceway è qua. Giusto. Ci sono i frantumascatole pure. È sempre pieno di frantumascatole qua. Corri ramoscellotto, corri. Serve il pass 4. Le scatole io dov'è che dovrei utilizzarle? Fammi capire. Qua. Questa si apre a livello 4, no? E allora vado di qua.
Salve, salve buon uomo, non venga qui. Non lo so dove devo andare. Presumo via dall'altra parte. E allora vado di qua. Che c'è qua? Nasconditi. Vorrei capire dove andare, poi mi nascondo. Qua? Aspetta, c'è un regalino qua. Raccogli. Palloncino Roxy. Allora, le scatole sono queste? No. Meglio così. Là ci sono delle scatole, effettivamente. Vediamo. Qua? Salto qua. Mi arrampico? Mi arrampico qua? Il bambino che non si arrampica. L'unico bambino esistente sulla faccia della terra che non si sa arrampicare. Di qua, allora. Mi ha preso, però... Le ho trovate le scatole, ormai non mi puoi più prendere. Usa pile di scatole per trovare Freddy nella hall della Roxy Raceway. Comunque sono entrato. Freddy? Che ti è successo, Freddy? Freddy, sei vivo? Freddy, are you okay? There you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hourly recharge. And have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really sotto il palco principale. I know how. Use that door behind me. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Cerco un pass per il backstage, ma ho bisogno di pass per andare ovunque in questo gioco. Buona fortuna. Entro in modalità riposo. Ma che gli è successo? Qualcuno gli ha fatto qualcosa, no? Perché altrimenti lo picchio. I'll do my best. Non mi toccate Freddy. La tua il pass il backstage nelle sale prove. Usa la porta dietro di me. Sono sempre alzato. Cioè, non è che cambia tanto. Vabbè. Dettagli. La porta dietro di te è quella, Freddy. Backstage staff only. Intanto salvo, salvo, io salvo, io salvo sempre. Nel dubbio, noi salviamoci la partita. Questa è aperta, giù, ricarichiamo la torcia pure, sempre nel dubbio. Ok. Spegniamola. Allora, si va? Vediamo se c'è qualcuno che mi frantuma le scatole anche qua. Stazione di ricarica? Sembra troppo... troppo tranquillo. Are you lost? Sì. I lost... your faccia di capra. No, non c'è nessuno. Che chi è? Non mancherai a nessuno. Figurati tu a me. Allora, fammi capire qua, fammi organizzare, sempre con il GPS. Lì vedo qualcosina. Qua serve un pass di livello 4, e allora niente. Andiamo di qua. No, non lo fare, non lo fare. No, non lo voglio il tuo aiuto, Roxy. Come se avessi accettato, grazie mille. Ma non è vero. Ma io non ci vedo com'è che tu mi vedi. Ma che avete gli occhi illuminati? Dai che qua non mi vedi, brutto essere. Vatti a fare l'animatronico rocchettaro. Via, via. No. Ho mangiato sempre il panino. Corri, bimbo! Il bambino che non corre. Non scavalca e non corre. Il bambino più inutile del gioco, di tutti i giochi. Aspetta, aspetta, aspetta che non mi ha visto. Aspetta che non mi ha visto. Dove va allora? Di là. O di qua. No, di qua. Non so cosa dire. O mi sta seguendo. E infatti mi sta seguendo. Cioè io vado di là e lei si sposta di là. Stai zitta, brutto essere. Allora, dov'è? Ha fatto il giro. Benissimo. Non la vedo però.
Adesso mi fa jumpscare. Io dovrei andare di là, no? Presumo di sì. Livello 4, non è qua. Ma va. Bimbo, alzati. Dove cacchio devo andare io? Di qua. E allora me ne vado. Corri, bimbo, corri! Mi nascondo. Forse è qui. Le porte erano tutte chiuse. Metti mappa. Dove c'è un altro condotto lì sotto. Ho paura di doverci andare. Trovo il pass del backstage nella sala prove. Vabbè, per adesso non possiamo fare nulla se non vagare. Possiamo solo vagare noi nel vuoto più totale. Roxy, posso uscire? Sì. E via. Possiamo solo vagare. Corri, corri. Sto andando bene. Non lo so. Non lo so se sto andando giusto, però andiamoci. Qua non c'è nulla, no? Ci sono sempre le rotture di scatole. I frantuma scatole, quantomeno. Sta puntando dritto verso di me. Piano. Che fai? Mi nascondo. Ok, via. Mi sguscio fuori. Niente, tosci a posto. Allora, vediamo qualche altro punto per nascondermi. Qua, tipo. Qua mi posso nascondere. C'è una stanza aperta. Vediamo. Pacchetto. Non aprite. Ho paura. Ho paura perché pignatta il chip. Abbiamo salvato un po' più indietro, quindi se mi prendono ora è un problema. Via, 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 via. Non è vero, non è vero. Non è vero, brutti esseri malefici. Non aprite, non aprite quella porta che trovate all'inferno. Dove siamo qua? Ma sto tornando indietro io qua così. No, semplicemente mi ero girato dalla parte sbagliata. Dobbiamo andare di là. C'è un condotto, tra l'altro. C'era un condotto. Vabbè. Ma procediamo, che volete che vi dica? Vediamo. Oh, che... No, se fate un colpo per uno, dico, non fa male a nessuno. Stavolta ti seguo, ti vengo dietro. Così mi infilo subito nella porta. Sempre se non si gira di scatto e rompe le scatole, come è giusto che sia. No, mi ha fatto la finta. Perché mi fai la finta, brutto essere? No, infatti non ci posso andare là. Io qua posso nascondermi però. Oh, perfetto. Aspettiamo che passi il brutto essere, spione. Ti farà spia nel figlio di Maria. Me ne vado. Andiamo alla porta. Andiamo a prendere il regalino. Ok, che era dall'altra parte. No, qua è giusto. Raccogli velocemente prima che passa quell'altro. Pignatta. Aspettiamo che passi. Dov'era però? Qua sta arrivando. Via. Aspettiamo che passa di qua. E me ne vo. Se non mi interseco. E me ne vo. Ok, altra porticina qua. Aspettiamo che sempre che passa. Se passa qualcuno però. Non è vero. Ma no. Aspettami la scusa. No. Non lo fare perché mi arrabbio, Roxy. Non l'hai visto che mi sono nascosto qua. Ma poi che velocità. Ma che è? Ma manco se avessi il teletrasporto installato nel cervelletto. Allora, si può? Ma fate sta cortesia di farmi uscire a sto posto. Dov'è quell'altro lì? Quello sta arrivando. Ne ho uno davanti e uno dietro. Guarda là. Ok. E fin qua ci siamo. Poi. Ma scusate, che fa? Come faccio così? Uno davanti e uno dietro? Sorella. Give up. You can. Ma guarda che mi chiude pure la porta. Grande così. Allora, te stai andando. Se ne ho uno davanti e uno dietro. Dobbiamo cercare di capire come uscire da questa situazione. Via che mi nasconda la velocità della luce. Oh, fammi capire il giro che fa sto tizio. Basta, me ne vado. Me ne vado. Alleluia, forse ce l'ho fatta. Non so come, ma forse ce l'ho fatta. Qua c'è niente, no?
Meglio così. Punto di salvataggio nemmeno. Brutti esseri. Allora, aspettiamo che... perché lui... Dove sono io di preciso? Là. Ok. Guardate. E via adesso. Oh, forse c'ho... Via! Mi nascondo qua. Non so dove sto andando. Un pacco regalo. Ok. Ho l'ansia, ho l'ansia. Statuetta di Glam Chica. Non so a che servono tutte queste cosine qua, bro. Tutti questi pacchetti regali. Allora, organizziamoci. Io sono lì. Vabbè, siamo arrivati ormai. Ormai penso che siamo arrivati. Fammi un po' dare un'occhiata. Via. Infatti, ormai siamo arrivati. Siamo arrivati, sì? Manco per niente. Manco per niente. Nasconditi. Mamma mia, che agilità. Agilità di un bradipo. Ok, e via. Va, me ne va, me ne vado, perché già mi hanno rotto le scatole. Oh. Said I can find a backstage pass around here somewhere. Ok, dobbiamo trovare il pass. Sempre il pass lo dobbiamo trovare nel backstage. Vabbè, finalmente puntino di salvataggio. Direi di salvare qui la partitina. E il mistero di Freddy si infittisce. Cioè, è stata colpa di Freddy che non è andata alla stazione di carica e perciò ha subito danni. Oppure è stato qualcuno? Domanda a cui avremo una risposta forse, però nel prossimo episodio. Quindi mi raccomando ragazzi, 400 like per il prossimo episodio e noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e poi c'è tutto al prossimo video.